La prima puntata del 2024 di Trieste d'Arte ci porta in Sala Axenia, dove fino al 15 gennaio si può vedere la mostra Venezia e oltre, che propone una serie di opere di Fabio Colussi. Con l'architetto Marianna Cerboni che cura la mostra, intanto la introduciamo concentrandoci, architetto, sul titolo intanto, no? Venezia sì. Ed oltre. Beh, perché l'artista, a parte che espone ogni anno, ormai da tempo, a Venezia con molto successo, ama molto Venezia e la dipinge, perché diciamo che la mostra si compone di tramonti e paesaggi, no? Vedute marine di Venezia, ma anche di Trieste. Per questo ho pensato a questo titolo, Venezia e oltre, anche perché ci sono anche dei cenni alla laguna. L'artista dipinge anche la laguna di Venezia, la laguna di Grado, eccetera. E quindi un'idea che a suo tempo mi era venuta e che mi pareva una cosa adeguata è chiamarlo il pittore dell'Adriatico, no? Quindi in questo senso Venezia e oltre. Sono opere realizzate in tempi recenti, no? Due anni. Sì, perché le sue mostre sono sempre esposizioni di dipinti realizzati per la maggior parte inediti e realizzati nuovi per la mostra, come fa ogni, diciamo, artista professionista. Fabio Colussi, quali sono le libertà che un pittore vedutista può prendersi? Un pittore vedutista può prendersi tutte le libertà che vuole, potrebbe rispondere qualcuno. Io invece dico che il pittore vedutista deve prendere determinati momenti, cioè cogliere l'attimo, carpe diem. Questo riguarda sia sulle vedute di giorno, sia sui tramonti. Io per esempio preferisco i tramonti perché sono i momenti più emozionanti della giornata e in cui ritengo che la gente possa vivere delle emozioni che non si possono vivere negli altri momenti della giornata, insomma. Ma gioca con la luce? Assolutamente sì, la luce è determinante in un quadro. La luce è vita, anche sul notturno, io dipingo spesso volte notturni, mi diverte proprio quando faccio il fondo e finisco il quadro, diciamo, e comincio a dipingere le luci, io do la vita al quadro in quel momento. È un godimento anche mio, cioè una passione che vedo che il quadro vive. Quindi la luce è determinante in un quadro, se un quadro non ha luce non può rendere l'idea e non può. Tra l'altro qui noi abbiamo in mostra anche un esempio proprio di in tal senso, nel senso che abbiamo una veduta dell'Adriaco di giorno e una veduta poi dell'Adriaco di notte, eccetera. E in entrambi i casi, discutevamo anche prima, c'è sempre il concetto di luminosità che è difficile magari da associare alla notte. Infatti, quando si fa un quadro di notte, fare un quadro di notte è difficile perché il quadro deve vivere di luce propria anche se è scuro, se i colori sono molto scuri, e quindi bisogna avere l'esperienza e la professionalità di fare le cose a modo che questa luce venga fuori anche se il quadro ha dei colori molto scuri. C'è rispetto alle altre mostre, noi ce ne siamo anche già occupati, c'è un cambiamento, una variazione, come posso dire, ci sono delle novità oppure la novità sta proprio anche nel riproporre se stesso? Perché poi dopo, se vogliamo, anche questa potrebbe essere una chiave di lettura. Ma io ho notato che nel tempo mi sembra che Colussi anche sintetizzi un po' le sue vedute. Ecco, c'è forse una maggiore linearità, sono vedute più essenziali, più asciutte, ecco, un po'.
perché lui ha una misura nelle cose e la usa anche nell'evoluzione di se stesso. Tracciamo di Fabio Colussi un ritratto artistico che comprende appunto la sua formazione e poi lo svolgersi della sua carriera. Beh, intanto ama la pittura, il disegno, l'arte, fin da piccolissimo inizia a disegnare, dipingere con gli acquarelli a 4 anni, poi con i crayon, con tutti i materiali possibili, le tempere, eccetera, prosegue nel creare questi dipinti. All'inizio fa anche boschi, figure umane, poi si dedica esclusivamente al paesaggio e verso gli anni 90 la sua tecnica prediletta diventa esclusivamente l'olio, che è quello che vediamo. È autodidatta, lui si è formato studiando i grandi triestini del passato, Barison, Grimani, Flumiani, e posso dire che comunque nella sua cultura visiva c'è questa storia artistica di Trieste, ma c'è anche la luce di Venezia, appunto, perché voi vedete che in certe opere c'è proprio questa luminosità felice, mentre in altre ci sono questi toni più grigi, più azzurri, che fanno parte di un lessico più mitteleuropeo. Potrebbe sembrare strano come rilievo, però c'è una luminosità, se vogliamo, anche nei tramonti. Sì, c'è una fortissima luce e credo che questa, intanto, la luce, come spesso ho detto, secondo me, ti dà proprio la misura della qualità dell'artista, cioè saper far scaturire dal proprio pennello o dall'altro mezzo artistico che tu usi la luce è una veramente la dote dei veri artisti, e lo dimostra anche la storia dell'arte. E poi abbiamo anche la luce di Trieste, che è specialissima e che ci dona questi tramonti meravigliosi che certamente ispirano Colussi, che va sempre in giro con un taccuino e si prende degli appunti e che poi qualche volta implementa anche con degli appunti fotografici. Ma la luce di Trieste certamente è un motivo fortemente ispiratore per lui, come lo è stato per grandi artisti dello spettacolo come Strehler. Le scenografie, diciamo, volute da Strehler per innovare il teatro del secondo Novecento, hanno questo senso della luce che si può benissimo paragonare a certe essenzialità delle opere di Colussi. E così ricordo ancora Richard Rogers, grande architetto che ormai non c'è più, ma che era di origine ebraico-triestina, il quale in un'intervista mi raccontò proprio come Trieste avesse una luce unica, e anche recentemente con la giornalista e scrittrice Cristina Batocletti, che lavora per la pagina della cultura del Sole 24 Ore, si parlava proprio, lei è di Cividale, quindi conosce bene che ha scritto la biografia di Strehler. Esattamente. E si parlava di queste peculiarità della luce di Trieste che ha ispirato anche artisti del passato, come per esempio Timmel, e certamente Colussi ce l'ha nel sangue. Quando si parla con un artista, magari la domanda non ha grosso senso formulata come sto per formularla, però ci può far portare avanti un discorso. Che cos'è più facile o difficile, complicato, meno complicato, eccetera? Il tramonto, la notte, il giorno? Ma sostanzialmente ogni periodo della giornata ha le sue difficoltà. L'importante è che l'artista sappia dare la luce giusta al momento giusto, cioè se il giorno, anche se per esempio questo quadro dell'Adriaco, pur essendo di giorno, ha comunque una grande luminosità. Sì. Quel tramonto lì, pur essendo tramonto, c'è sempre la luce che domina, e anche sul notturno, come dicevo prima, viene fuori la vita che è la luce, quindi io non trovo difficoltà particolari, perché l'esperienza che ho mi porta sempre a vedere le cose in un certo modo e so bene quando la luce è giusta, è adeguata. E questa luce di Trieste, di cui molto si parla anche quando si intervistano registi cinematografici, una delle prime cose che sottolineano è appunto la luce particolare della città, vi aiuta? Sì, aiuta tantissimo, tant'è che proprio come
lei citava, i registi oggi hanno scoperto Trieste per la luce. Si fanno molti film a Trieste, noi non eravamo abituati, perché in passato Trieste era un po' trascurata dal punto di vista cinematografico. E per cui questa luce aiuta tantissimo nelle mie opere, sono una parte fondamentale. Adesso è cambiata molto la luce, direi, recentemente. Dopo il Covid si è un po' intensificata ancora, e molto, ci sono delle differenze. Prima i colori erano un po' diversi. Io noto questo perché guardo, si vede che quella volta del Covid hanno pulito l'atmosfera in un certo modo. No, comunque aiuta sì, sicuramente. Per un artista è determinante, per me, io sono il pittore della luce, cioè, se un quadro non ha la luce giusta, non va. Non va, non può trasmettere nulla. Oltre che la luce, architetto Acerboni, ci sono altri elementi che possono fare da collegamento fra Venezia e Trieste, o comunque fra la Venezia e la Trieste di Colussi? Ma sì, in questo senso io pensavo a dei poeti, per esempio come Rilke da un canto e come Foscolo dall'altro. Io credo che questa è una Venezia che sarebbe piaciuta a questi poeti per questo mix culturale che si esprime poi nella visione che intreccia la Mitteleuropa, quindi Rilke, ma anche la venezianità, Foscolo, che sono i due punti di riferimento della pittura di Colussi. Perché Venezia? Qual è il fascino che questa città esercita, al di là del fascino che esercita su tutti noi, inutile negarlo, però su un artista qual è Innanzitutto il mare, i colori, gli angoli di Venezia sono unici. E poi io ho tradizioni veneziane, mia nonna, mia bisnonna era veneziana, erano contarini, cioè, quindi deriva un po', diciamo, nel DNA. Certo. Ma comunque, a parte questo, Venezia, io mi ricordo che andavo da piccolo, mia nonna mi portava. Mi aveva sempre affascinato, a me che piaceva dipingere, già da piccolo cominciavo a fare i primi bozzetti in matita e poi con l'andare degli anni e andando avanti nella carriera pittorica ho sempre apprezzato questa città che ha molte affinità con Trieste tra l'altro e anche nei colori delle lagune, dei canali e la luce, ci sono molte affinità per cui... Nei suoi quadri, no? C'è la Venezia del vedutismo, no? Cioè è lì il riferimento, insomma, anche in questo caso è inutile negarlo, il riferimento rimangono sempre Canaletto, Bellotto, insomma, guardi. No? Ecco, però in nessuno dei quadri esposti c'è la percezione che non si tratti della Venezia contemporanea. Cioè è la Venezia di oggi. È la Venezia di oggi, quella che uno può vedere scendendo dal treno a Piazza di Roma, a girare per le calli, a girare sul Canale Grande. E quindi delle vedute assolutamente realistiche, istantanee del momento. Quello che faccio io a te. Ecco, quando si parla della pittura triestina, quando si parla della pittura triestina vedutistica, se vogliamo, soprattutto poi quando c'entra il mare, non si può non andare a Flumiani, per esempio. Colussi ha, come dire, ha preso la lezione di Flumiani, la applica, se ne discosta un po', perché poi dopo, adesso è anche impossibile, come dire, discostarsi troppo da determinati autori che influenzano anche l'occhio di chi guarda delle volte, prima certo. Ancora che l'occhio di chi dipinge, probabilmente. Ma dunque io credo che Colussi abbia sicuramente studiato e ha studiato artisti come Flumiani, ma non solo Flumiani, e qualcosa gli è rimasto dentro. Però secondo me la sua qualità è quella di intanto di inserire un elemento poetico che ha nel suo
intimo e che è impalpabile, ma c'è in queste opere. E poi anche la modernità che in qualche modo è insita nella sua pittura, e anche questa è una cosa impalpabile, però certamente decreta il successo di quest'autore, perché per esempio questa mostra è stata ed è tuttora visitatissima e raccoglie molto grande entusiasmo sia da parte di giovanissimi che di persone di media età che di anziani. Ecco, quindi è una pittura che, al di là secondo me dei riferimenti iconografici all'uno, all'altro artista, all'una, all'altra cultura, è molto valida perché va dritta al cuore ed è diretta ed è anche istintiva. La nostra percezione dell'artista vedutista, no? È forse legata, che so, ad un'iconografia molto, molto particolare, no? Con il cavalletto, funziona ancora così, eccetera, oppure è cambiato anche quello? No, non funziona così, funziona in quanto l'artista, come faccio io, gira, almeno io, giro con un taccuino dove faccio gli schizzi en plein air sempre, o dalla barca o dalla terraferma, dopodiché mi segno colori come faceva Canaletto del resto, perché lui andava lì, si segnava i colori, poi lavorava in studio, non è che faceva tutto sul posto, girava col cavalletto, è impossibile girare col cavalletto. Si immagina se io vado col cavalletto su Canaletto. Sì, questa è idea romantica anche. Sì, sì, direi. È una cosa un po' impossibile. Magari con la pioggia anche. Per cui il bozzetto è sempre dal vero, con riferimenti poi elaborati in studio. Questa è una domanda un po' particolare, forse anche un po' sciocca persino, ma per esempio immagino che non ci sia un tempo standard, però quanto tempo ci si mette per realizzare un dipinto, insomma, c'è una media, come funziona? Dipende dalla dimensione del dipinto, poi i colori a olio si asciugano con ossidazione all'aria, quindi i tempi di asciugatura sono molto lunghi, più grande il quadro più tempo si sta, chiaramente questo è fuori discussione, e comunque diciamo che generalmente per un quadro di medie dimensioni 50-70, 40-60 un mese e mezzo ci vuole. Mezzo. Eh sì, perché la sfumatura dei colori sono vari strati di colore che devono essere asciutti per fare delle sfumature sopra, e se i colori non sono adeguatamente asciutti sotto, lo strato sotto non si può dipingere sopra. Quindi non... capita per esempio di modificarlo in corso d'opera per certi aspetti? Assolutamente sì. Aggiungendo qualcosa? Assolutamente sì, e infatti la prerogativa della pittura a olio è proprio quella di poter, siccome il colore non si asciuga subito come l'acrilico o il tempera, di poter modificare in un arco di un paio di giorni o modificare l'idea o l'impostazione anche dell'opera stessa, per cui c'è questa possibilità che solo l'olio dà, perché le altre tecniche, tempere, acrilico, acquarelli, sono impossibili fare questo, quello che viene poi. Si asciuga e non si può, sì, si può far sopra, ma non è che l'olio permette di rettificare sul bagnato, sull'umido ancora, sul colore umido. No? E quindi... Questa è l'ultima domanda ed è sciocca comunque, però ci aiuta proprio a chiudere la puntata. Cosa dobbiamo aspettarci da Fabio Colussi per la prossima mostra? Fabio Colussi prosegue nel suo cammino di pittore della luce, di pittore del mare, dell'Adriatico, come dice sempre la dottoressa Cerboni, con una nuova ricerca sempre sulla luce, sul colore, e sulle sensazioni, sulle emozioni. Io quando dipingo un quadro sento a parte la grande passione, provo delle emozioni che poi cerco di riproporre sulla tela e che presumo quando uno prende un quadro mio le vivrà lui stesso queste emozioni. Quindi proseguire nel mio cammino senza evoluzioni particolari o astrattismi o robe del genere è un'esigenza che non sento, quindi è una scelta artistica, e proseguire sempre nel mio cammino con mostre adesso a livello di programma, il prossimo anno sarò di nuovo qui a Xenia in dicembre. Sala bellissima, tra l'altro ringrazio la comunità greco-ortodossa che mi ha dato l'opportunità. E poi a Venezia adesso in giugno,
e poi qualcosa all'estero sicuramente. Quindi noi ci vediamo a dicembre a sto punto con Fabio. Direi proprio di sì. Chiudiamo questa puntata, ci vediamo la prossima settimana.